lo dico da chi, ex ministro dell'interno, la lotta contro la mafia l'ha fatta con i fatti e non con le chiacchiere. L'occasione di questa cerimonia mi è ancora più gradita in considerazione del fatto che ad ascoltarmi oggi c'è il futuro di questo territorio, della nostra regione, quel futuro che abbiamo l'obbligo di preservare dalla mafia, dalla deviazione criminale che troppo spesso la società in cui viviamo ci mostra come pericolo concreto e tristemente vicino. Il fenomeno della criminalità organizzata non riguarda solo chi entra in contatto diretto con la mafia, ma interessa tutti noi. La presenza delle mafie è spesso ricondotta nell'immaginario collettivo, nelle fiction televisive, solo a specifiche realtà, province o regioni del nostro paese o a periferie delle grandi città, riguarda invece purtroppo tutto il territorio nazionale, compresa la nostra regione. La mafia, le mafie non hanno confini geografici, provano a infiltrarsi dappertutto, spesso possono e devono trovare barriere nel privato e nel pubblico, specialmente nelle istituzioni. Devono trovare barriere nella società civile, nella vita quotidiana. Le mafie non le vogliamo, le combattiamo con ogni mezzo, a qualsiasi livello, e non dobbiamo abbassare la guardia. Cito alcuni dati che testimoniano come negli ultimi anni le mafie hanno modificato presenze sul territorio e interessi. Ricordo il dato dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, che vede la Lombardia al quarto posto tra le regioni italiane con 1.186 immobili sequestrati o confiscati. Si tratta del più del 10% del totale. In Lombardia a essere più colpito è il territorio della provincia di Milano, con oltre 700 immobili sequestrati o confiscati. Da Ministro dell'Interno ho dato vita all'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, un'agenzia nazionale che ha il compito di gestire questo immenso patrimonio, metterlo a disposizione dei comuni, degli enti locali, della società, dei cittadini, togliendolo ai criminali. Il messaggio da dare è proprio questo: ti tolgo il patrimonio a te mafioso, ti tolgo il frutto della tua attività criminale e lo metto a disposizione della società civile, della società. Ricordo quando da ministro sono stato molte volte in Sicilia, in Campania, a Caserta, per fare summit con le forze dell'ordine e con la magistratura, per coordinare il lavoro di contrasto alla criminalità organizzata. Ecco, ricordo il messaggio forte che veniva dato dal fatto che il sequestro anche di una semplice autovettura che fino al giorno prima circolava in quei luoghi guidata da un boss mafioso, dai suoi sgherri, il messaggio positivo nel vedere quella stessa autovettura sequestrata e data in dotazione alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. Questa è la cosa più importante, il messaggio culturale che la mafia si può sconfiggere, che la criminalità organizzata si può sconfiggere.